Buona visione da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your real partner. Buonasera amici di Safe Drive e telespettatori di Odeon. Oggi ci troviamo a Mantova, la terra che ci ospita per il primo speciale del 2013, Green Town. Mantova è una terra che si lega al mondo dei motori, infatti a pochi chilometri da qui è nato il celebre pilota Tazio Nuvolari. Ma Mantova è anche una città dalla grande storia e dalla grande cultura, che ha dato i natali anche al poeta Virgilio. Inoltre la terra dei Gonzaga è stata una terra da sempre dedicata alla natura e al rispetto ecologico, ed è proprio per questo, vero Andrea, che ci troviamo qui oggi. Certo, siamo proprio nel cuore di Mantova, in Piazza Sordello, con sei vetture completamente diverse ma con un'anima comune, come dicevi Alice, un cuore verde, basse emissioni di CO2 che spesso e volentieri equivalgono a consumi molto contenuti, dunque costi di gestione bassi, ridotti. Dicevo, un purpurì di vetture completamente diverse, motori a 2, 3, 4 cilindri, motori turbodiesel dalle bassissime emissioni, voglio sottolineare questo concetto, vetture ibride, un po' elettriche, un po' a benzina, un po' elettriche, un po' a gasolio, e poi una piccola, la Panda a metano, perché il metano in questo momento sul motore endotermico è ancora il carburante più ecologico. E comincerei a riassumervi velocemente le caratteristiche e presentarvi le vetture di questo speciale. Partiamo dalla Peugeot 3008, una piccola SUV, neanche troppo piccola a partire dalle prestazioni. Sotto il cofano un motore a gasolio 2 litri con l'apporto di un motore elettrico al posteriore, tra l'altro quando serve si può viaggiare anche a 4 ruote motrici. In totale pensate, ben 200 cavalli con delle emissioni veramente piccole, 88 grammi di CO2. E passiamo alla Panda, la più compatta del gruppo ma con un'anima decisamente verde. Dove sta la novità? Partiamo dalla carrozzeria, sembra la versione 4x4 un po' più alta da terra. Perché? Perché sotto al posto dell'albero di trasmissione troviamo le bombole del metano. Dunque questo piccolo motore due cilindri sovralimentato a benzina può andare tranquillamente a benzina verde o a metano. 85 cavalli, meno di un litro di cilindrata, 86 grammi di CO2. E passiamo adesso alla prima delle due giapponesi, Toyota Auris Hybrid, anche in questo caso una doppia motorizzazione, un motore a benzina 1.8 con il supplemento di un motore elettrico al posteriore, CO2 inferiore ai 100 grammi, 136 cavalli, grande comfort. E poi un diesel dell'ultimissima generazione sulla nuova Honda Civic, pensate, un 1.6 a gasolio con 120 cavalli, anche in questo caso sotto i 100 grammi di CO2, dunque grazie anche all'ottima aerodinamica di questa vettura, prestazioni velocissime, oltre 200 km all'ora di velocità e consumi molto molto contenuti. Renault Clio, anche questa è una novità del mercato, con un motore che però conosciamo e apprezziamo, il 1.5 turbo diesel da 90 cavalli, anche in questo caso grazie anche al sistema start and stop siamo nell'ordine di 90 grammi di CO2, dunque una vettura economica, molto ecologica e con dei costi di gestione d'acquisto estremamente interessanti. Ultima e ultimissima novità del mercato, la Citroen C3, un grosso restyling e sotto il cofano i nuovi motori 3 cilindri, 1.000 e 1.200. In questo caso utilizzeremo un 1.200 da 82 cavalli, emissioni molto molto contenute e consumi da record. E prima di dare il via alla giornata ricordiamo che ci accompagneranno gli sponsor Hankook, Bosch, Alcar e Diavolina. Ascoltiamo ora il sindaco di Mantova, il dottor Nicola Sodano, che ci racconterà qualcosa di particolare della sua città. Stiamo predisponendo un BC Plan coinvolgendo le associazioni che su questo tema hanno una sensibilità particolare, e poi c'è tutto il discorso del contenere il traffico all'interno del centro storico,
le tematiche dell'isola pedonale, le tematiche della ZTL, le tematiche anche del favorire le autovetture ibride o comunque con carburanti non inquinanti. La ZTL ormai è un patrimonio acquisito della nostra città e dei nostri cittadini, perché è una sorta di zona intermedia fra le zone a traffico libero e l'isola pedonale. Noi abbiamo la nostra agenzia che si occupa della gestione del traffico, che è l'Aster, l'azienda di servizi al territorio, che privilegia queste autovetture, quindi auto elettriche oppure ibride, concedendo la possibilità di passare nelle zone a traffico limitato, nelle ZTL. C'è la possibilità di parcheggiare gratuitamente all'interno della ZTL, e poi con l'aumento di della quantità di questa presenza di autovetture particolari e speciali, metteremo in campo anche altre iniziative atte a favorire l'utilizzo di queste autovetture. Fiat Panda è una vera e propria best seller per la storia automobilistica italiana. Qui l'abbiamo nella versione Natural Power con allestimento lounge. Il successo della Panda è stato decretato dalla sua grande concretezza e anche dalla sua versatilità. In questa nuova versione però la Panda dà un occhio anche al design e alle caratteristiche glamour. Esteticamente la versione lounge Natural Power richiama un po' l'altezza da terra della versione 4x4, con anche fascioni in paracolpi. Una vettura compatta a 5 porte, lunga 3,60 m, che all'interno non dimentica però le caratteristiche glamour tipiche del gruppo Fiat degli ultimi anni, che costa 16.150 euro nella versione Natural Power Lounge, e che però nella versione solo benzina, sempre allestimento lounge, costa 2.000 euro in meno. Fiat da sempre è all'avanguardia delle alimentazioni alternative, GPL e metano, tanto che rappresenta buona parte della fetta del mercato. La Panda ne è un classico esempio. Tanta tecnologia con un piccolo cuore, pensate, sotto il cofano il motore Twin Air, 875 cm3, due soli cilindri ma ben 85 cavalli. Dunque costi di gestione estremamente contenuti, un discreto piacere di guida, e un altro aspetto importante, che la bombola del metano è sotto il pianale, dunque non ruba spazio alla capacità di carico. A me personalmente guidare una Panda mette sempre un po' allegria, saranno le forme simpatiche, sarà il gioco degli accostamenti cromatici degli interni, però è una macchina divertente. E la versione a metano, questa Natural Power, è simile, direi è quasi identica alla versione normale, sia a livello di prestazioni sia a livello estetico. L'avviamento avviene in base alla temperatura del motore o a metano o a benzina. Un sistema a metano che viene montato in fabbrica, dunque troviamo di serie un tasto ben inserito nella plancia per switchare dalla benzina al metano. Troviamo di fronte a noi nel cruscotto la doppia indicazione con il livello di gas ancora presente nella bombola o benzina nel serbatoio. Abbiamo percorso circa 27-28 km litro, perciò direi a livello di consumi molto molto interessanti, e poi il metano che costa mediamente a parità d'uso circa il 50% in meno dell'utilizzo della benzina. Per gite fuori porta e famiglie numerose, magari con cane al seguito, la Peugeot 3008 si rivela la scelta giusta, una vettura peraltro rispettosa dell'ambiente, soprattutto nella versione Hybrid 4, 4,30 m, centimetro più, centimetro meno, ma con un grande comfort di bordo. All'interno sembra quasi una station wagon, mentre all'esterno richiama quasi una SUV con una buona altezza da terra e fascione paracolpi che le permettono anche un leggero off-road. Nella versione Hybrid 4 ha un prezzo che supera i 35.000 euro, ma ricordiamo una grande dotazione tecnologica con un selettore di modalità che permette di scegliere anche la guida migliore a seconda del terreno o delle condizioni meteorologiche, rivestimenti di grande pregio e una plancia funzionale pensata per il guidatore. La novità della versione Hybrid è sotto il cofano e dietro al pianale, perché davanti troviamo un motore a gasolio 2 litri del gruppo PSA, dunque con buone prestazioni e tanta coppia. A questo si aggiunge un motore elettrico posizionato
alle spalle, dietro, sull'asse posteriore, che dà ulteriore coppia e potenza. Pensate, in totale ben 200 cavalli, dunque prestazioni quasi da sportiva, e quando serve, attraverso un selettore posto vicino alla leva del cambio, questa trazione anteriore diventa anche una 4x4, dunque ideale nelle condizioni di scarsa aderenza. Il tutto, e qui direi è l'aspetto più importante in questo servizio, le emissioni. La versione meno inquinante della Peugeot 3008 dichiara solo 83 grammi di CO2, direi un record specialmente per una vettura di queste prestazioni e dimensioni. Peugeot 3008, specialmente in questa versione Hybrid 4, è veramente una vettura polivalente. Concettualmente prende tutto il meglio di tante vetture, appunto dall'ergonomia generale all'ottima posizione di guida, alla strumentazione qui, da molto vicino, e poi la praticità di avere un ottimo cambio automatico e un selettore che permette di muoversi in mobilità solo elettrica, di sfruttare la potenza aggiuntiva del motore elettrico, perché non dimentichiamoci che sommando la potenza del motore a gasolio, un 2 litri del motore elettrico, arriviamo ad avere a disposizione ben 200 cavalli che ci tolgono di impaccio ad ogni situazione. E sfruttando contemporaneamente questi motori si può sfruttare anche la trazione integrale, in questo caso permanente, con consumi tra i 20 e i 23-24 km litro. Dopo aver ascoltato le impressioni di guida di questa vettura, andiamo a sentire Gabriele Monecat, responsabile comunicazione Bosch Italia. Oltre alla sicurezza, il tema del contenimento delle emissioni inquinanti e dei consumi rappresenta uno dei temi principali per la Bosch. Da sempre investiamo oltre 4 miliardi di euro in attività di ricerca e sviluppo, il 50% delle quali sono proprio dedicate a sviluppare soluzioni tecnologiche volte al contenimento dei consumi e quindi delle emissioni. Tutte le case attualmente stanno sviluppando delle politiche cosiddette green, volte a trovare modelli, soluzioni che possano in qualche modo soddisfare sia i restringenti limiti imposti dall'Unione Europea. Ricordiamo, entro il 2020 le auto dovranno stare al di sotto della soglia dei 95 grammi per chilometro, sia per tutta una serie di limiti e di imposizioni di restrizioni che numerose città e centri urbani fanno. In questo, da molti anni Bosch tenta di sviluppare strategicamente diverse soluzioni in base anche alla tipologia e ai modelli di vettura. Ricordiamo soluzioni anche semplici ma molto efficaci, come ad esempio il sistema start and stop, oppure gli alternatori ad alta efficienza, o ancora più recente di grande attualità, l'elettrificazione delle auto. Sono oltre 126 anni di storia legata allo sviluppo e alle soluzioni tecnologiche, e questo sviluppo si sta ulteriormente intensificando proprio negli ultimi anni, e ne sono esempio tangibile appunto le vetture che già oggi vediamo sulla strada di tutti i giorni. La sfida è quella di migliorare sempre di più, andando a stare ben al di sotto di quelli che saranno i limiti o le eventuali normative non solo europee ma a livello mondiale. Toyota continua l'ibridizzazione della propria gamma e la compatta Auris, lunga 4,20 m, poco più di 4,20 m, ne è un esemplare perfetto. Il design della Auris in versione ibrida è tutto esclusivo, che si distingue dalle altre sorelle della gamma grazie ai badge laterali con la scritta Hybrid e anche al logo che campeggia sul frontale e nel posteriore di colore blu. All'interno grande spaziosità, e anche il bagagliaio mantiene la capienza di 360 litri perché le batterie sono poste sotto i sedili posteriori. Grande attenzione anche per il guidatore, che ha un dispositivo che si chiama Touch and Go, attraverso il quale può connettersi alla rete e anche inviare o ricevere SMS, e inoltre il quadro strumenti comprende la funzione eco per una guida il più sostenibile possibile. In questa versione, che è la lounge, la più diciamo accessoriata, Toyota Auris Hybrid ha un listino prezzi che parte da 25.000 euro.
Questa vettura è un full hybrid, cosa vuol dire? Che può marciare anche solo completamente elettrica, anche se ha un limite di 50 km all'ora e per un paio di chilometri, però importanti e necessari per un parcheggio ad esempio nel box e per entrare in molte zone a traffico limitato. Le prestazioni, l'accoppiamento del motore a benzina 1.8 e il motore elettrico fa un totale di 136 cavalli, ma pensate, un'altra cosa interessante, voi pagate il bollo di circolazione solo su 99 cavalli, quello del motore elettrico. Il cambio è un cambio CVT, molto pratico da utilizzare e molto confortevole. Una vettura che raggiunge tranquillamente, supera tranquillamente i 180 km all'ora e in condizioni medie, sfruttando entrambi i motori, si può percorrere anche 25 km con un litro di benzina. Toyota Auris Hybrid, come dicevamo nella presentazione, non ha full hybrid, cioè può marciare in alcune situazioni anche con il solo motore elettrico. E all'interno si respira un'aria un po' teutonica, nel senso buono del termine, e dunque una plancia con un'ottima visibilità, strumentazione nelle posizioni in cui vorremmo trovarla, un ampio display centrale con navigatore satellitare e di serie in questa versione, nella versione più ricca. Dunque un'auto completa, un'auto che è sicuramente un buon connubio tra costi di gestione e praticità d'uso. E devo dire, poi una piccola valutazione personale, gli ultimi studi di design della casa giapponese hanno portato anche a vetture particolari, un pochino diverse, ma nello stesso tempo estremamente interessanti. E poi siamo veramente un passo avanti a livello tecnologico rispetto a molte altre vetture di questo segmento. La prima parte dello speciale Green Town finisce qua, ma prima dello spazio pubblicitario un doveroso ringraziamento a Diavolina, il nostro sponsor tecnico, leader dei prodotti per il fuoco, che ci segue da diverso tempo per questi nostri importanti appuntamenti. Diavolina ha un sacco di brace, grazie agli ovuli di carbone vegetale pressati e già pronti all'uso, genera una brace in grado di assicurare calore per oltre 2 ore, il tutto in maniera pratica, veloce, igienica e senza sporcarsi le mani. Basta usare Diavolina sacco di brace, accende il sacco e il gioco è fatto. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. Vi aspettano dopo la pubblicità. Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner. Finalmente ci siamo tutti. Certo, potevamo forse mancare. Allora questa grigliata la facciamo o no? Ragazzi, ci penso io, sono un esperto di brace. Esperto di braci, ma cosa stai facendo? Carta e legna, no guarda, lascia stare, eh. Per fortuna che ci siamo noi donne, vero? Ma che brace perfetta! Certo, è merito di Diavolina Accendigrill Ecologico. Come fai a non conoscerlo? Diavolina Accendigrill Ecologico è un prodotto di facile utilizzo. Intuitivo e pratico, risolve qualsiasi problema di accensione del fuoco in brevissimo tempo. Usare Diavolina Accendigrill Ecologico è facile, sicuro e rispetta l'ambiente. Ma che bontà! È tutto merito della cuoca? Ma no, è tutto merito di Diavolina! Diavolina, tutta la magia del fuoco. Prova anche Diavolina Duo, l'accessorio 2-in-1 per accendere e ravvivare la brace di caminetti e barbecue. Le vetture del nostro Green Town 2013 sono equipaggiate con pneumatici Hankook, Kinergy, Eco. Lo studio dei moderni materiali, come le nanoparticelle di silicio, l'uso delle più avanzate tecnologie per l'aggregazione delle mescole e il disegno del battistrada hanno permesso una riduzione della resistenza al rotolamento di oltre il 10%.
Il risparmio energetico del Kinergy Eco favorisce il risparmio del carburante e questo permette di contenere le emissioni di CO2. Assieme alla riduzione dei costi di percorrenza dell'auto, il nuovo pneumatico offre uno spazio di arresto sul bagnato inferiore dell'8% rispetto ad altri pneumatici della sua stessa classe, dunque una sicurezza invidiabile. La gamma Kinergy Eco è composta da 38 misure con diametri da 14 a 16 pollici e serie da 70 a 50. L'impronta a terra ha una larghezza variabile tra i 155 e i 215 mm con indice di velocità T, H e V. Honda Civic 1.6 ID.Tech Diesel da 120 cavalli nella versione Lifestyle. La vettura del marchio giapponese studiata per sfidare la resistenza aerodinamica è in realtà un'automobile pensata anche per il piacere di guida. In aiuto del conducente infatti viene la tecnologia Eco Assist che attraverso la retroilluminazione del cruscotto e del quadro strumenti indica al guidatore quando sta conducendo la vettura in modo parsimonioso o meno. Pensata per chi esteticamente ama le vetture dal design futuristico, con questo frontale importante dove la mascherina si unisce con i fari anteriori e diurni a LED, Honda Civic è una vettura compatta, poco più di 4 metri, sportiva, che ha un bagagliaio di poco inferiore ai 500 litri di capienza. Nella versione Lifestyle col motore 1.6 diesel da 120 cavalli ha un costo di 24.900 euro. È stata l'ultima a arrivare sul mercato e come tutte le ultime ha qualcosa in più. Il motore a gasolio della Civic, questo 1.6 completamente in alluminio, ha veramente qualcosa in più, grandi prestazioni, favorite anche da un'aerodinamica sopraffina. Pensate, un 1.6 a gasolio con 120 cavalli che può raggiungere, dove è possibile, 207 km all'ora. Se invece ci si accontenta di prestazioni più modeste, non si schiaccia troppo sull'acceleratore, non è difficile percorrere 25-26 km con un litro, il tutto con un grande comfort. Dunque una berlina comoda, spaziosa, veramente con qualcosa in più. Per certi versi Honda Civic è una vettura molto tradizionale, motore 1.6 diesel, trazione anteriore, un cambio manuale a 6 rapporti, però è l'eccellenza da questo punto di vista a livello tecnologico, perché questo motore, il cuore di questa Civic, la vera novità del modello, è un motore eccezionale per tanti versi, a partire dai consumi, dove è veramente molto facile percorrere oltre 20 km con un litro anche sfruttando l'alto potenziale e le prestazioni assolute. Ma quello che mi è piaciuto di più è la fluidità di funzionamento, la totale assenza di rumorosità, e direi che si può ancora utilizzare questo metro di giudizio. La macchina poi di per sé è molto ben bilanciata, con degli ammortizzatori che copiano bene le asperità del fondo, e assenza quasi totale di frusci aerodinamici, e perciò è un piacere viaggiare con quest'auto. Dietro lo spazio per le gambe è notevole, sembra una vettura di classe ancora superiore, e anche la capacità di carico rimane di primo ordine. Poi nella versione più lussuosa possiamo contare su una serie di dotazioni di sicurezza, ma non solo, veramente di riferimento. Se ci fosse una parola per descrivere la nuova Renault Clio sarebbe sicuramente personalizzazione. La compatta lunga 4 metri e 6 centimetri della casa francese infatti è una vettura che può adattarsi agli stili e ai caratteri di ogni guidatore. La personalizzazione può essere esterna oppure anche interna, dove la plancia a forma di ala d'aereo può avere colori diversi, così come il volante. Esteticamente colpisce il frontale, dove svetta su fondo nero il logo Renault cromato, mentre lateralmente possiamo vedere questa forma quasi da coupé prodotta con la sola versione a 5 porte. Lo stile sportivo si riconosce dal tetto rastremato e anche nelle portiere posteriori con maniglie integrate nei montanti. Un prezzo che nella versione 1.5 con motore DCI da 90 cavalli, allestimento Energy con start and stop, parte da 17.500 euro. Delle vecchie Clio mantiene solo il nome, questa nuova generazione è cresciuta in dimensioni, capacità di carico, abitabilità e comfort.
sotto il cofano invece una garanzia, il motore, il classico 1500 a gasolio con 90 cavalli, molto parco nei consumi. Renault dichiara circa 30 km con un litro, noi senza grosse difficoltà ne abbiamo percorsi 25 e anche le emissioni sono di riferimento. Solo 83 grammi di CO2 per un'auto che quando serve può correre fino a 180 km all'ora. La guida della Renault Clio è decisamente piacevole. Negli anni questa berlina è diventata sempre più comoda. La seduta è regale, possiamo dire, e dietro tre persone viaggiano sufficientemente comode con una capacità di carico altrettanto importante. Buono anche lo sterzo, leggero, dunque una vettura che si può districare senza problemi nel traffico e nello stesso tempo può percorrere lunghi tratti autostradali come berline di classe e di costi decisamente superiori. Questa versione monta un cambio manuale a 5 rapporti, non c'è bisogno neanche di sfruttarlo tanto, appunto, utilizzando la buona coppia motrice ai bassi regimi, e la cura negli interni anche in questo caso è di una classe superiore. Magari a qualcuno possono non piacere gli accostamenti cromatici, un po' forzati, un po' forti, però nell'ampia gamma di colori interni e esterni uno può cucirsi addosso al Clio che maggiormente preferisce. Nata dalla penna del designer italiano Donato Cocco, la Citroen C3 è una vettura che è sempre piaciuta al mercato italiano. In questi anni non è cambiata molto, ha sempre mantenuto forme arrotondate e fluide, ma nell'ultimo restyling ha aggiunto qualche tocco di classe, gli chevron integrati nella mascherina frontale e anche i LED sotto i fari anteriori. Citroen C3 garantisce grande spazio all'interno e anche un bagagliaio che da 300 litri può arrivare fino a 1300. Tetto panoramico Zenith per dare grande luminosità all'abitacolo e anche materiali soft touch all'interno per i rivestimenti dei sedili. Con il motore 1200 e l'allestimento exclusive, la Citroen C3 parte da un prezzo di 16.500 euro. Ricordiamo che però questa piccola vettura francese ha anche un listino che nei casi del prezzo di base parte da poco più di 12.000 euro. Una vettura a 5 porte e sempre grandi offerte al momento del lancio da parte della casa francese. Tecnicamente la C3 è la C3 che conosciamo, però ci sono delle novità sotto il cofano. Un piccolo motore 3 cilindri in alluminio declinato con 2 cilindrate e 2 potenze, 1000 e 1200. Per questa prova abbiamo il 1282 cavalli con un cambio manuale a 5 rapporti e con il sistema start and stop che permette al motore di fermarsi automaticamente ai semafori. Nell'insieme è una vettura che ha prestazioni interessanti, oltre 170 km all'ora, e non è poi così difficile percorrere 20 km con un litro. Il tutto con un piacere di guida dato anche a una coppia molto fluida, dunque l'ideale sia nel traffico cittadino ma anche buone percorrenze autostradali. Nell'ultimo restyling C3 offre sempre qualcosa in più, sia a livello di dotazione, un bel navigatore centrale, un tetto panoramico che possiamo aprire e guardare anche oltre la nostra linea classica di visione, interni migliorati, comfort aumentato e poi direi lo spazio vincente, una vettura che misura molto meno di 4 metri, anche 5 persone possono trovare un discreto spazio a bordo, 300 litri di capacità di carico, anche in questo caso un record della propria categoria. Nell'uso quotidiano non è poi così difficile percorrere circa 20 km litro, pur con prestazioni interessanti perché a livello di velocità di punta e di accelerazione non ha nulla da invidiare a motori ancora più potenti. Come abbiamo detto all'inizio del nostro speciale, Mantova è una città dal grande patrimonio artistico, storico e culturale. Ne parliamo con Riccardo Braglia, direttore artistico della Fondazione Mantova, capitale europea dello spettacolo. Benvenuti allora a Mantova, che è una città antichissima, fondata dagli Etruschi, ma deve la sua gloria e la sua fama in tutto il mondo alla famiglia dei Gonzaga. Mantova, capitale europea dello spettacolo, la mia fondazione, di cui sono direttore artistico, si ricollega sempre al tempo dei Gonzaga. In un periodo storico tra la fine del 500 e la metà del 600, Mantova fu la capitale davvero dello spettacolo. Quindi la fondazione nasce per cercare di recuperare un po' questa tradizione, questo patrimonio straordinario nel campo teatrale lasciato dai Gonzaga
e si occupa di varie cose, innanzitutto di ricerche storiche. Poi noi organizziamo le stagioni teatrali di prosa di Mantova. Poi un'altra cosa di cui siamo molto fieri è il premio Arlecchino d'Oro, che viene conferito ogni anno a un attore, un esponente più in generale dello spettacolo, come può essere la danza, eccetera. E abbiamo avuto dei personaggi illustri che sono stati premiati, come Dario Fo, come Leo Gullotta. Disegnata da Giulio Romano, la residenza estiva della famiglia Gonzaga, Palazzo Te, ha iniziato la sua costruzione nel 1524. Oggi è sede di un grande museo e proprio qui si conclude il nostro speciale Green Town. Andrea, è arrivato il momento delle conclusioni. Oltre 100 anni alle nostre spalle, a fianco, pochi metri da qui, c'era la pista dove si allenava il mitico Tazio Nuvolari. Noi siamo qui con queste 6 vetture, non per verificarne le prestazioni assolute, bensì il rapporto ecologico-economico che loro rappresentano. Vetture tutte estremamente interessanti, con consumi contenuti ed emissioni altrettanto basse. Ma iniziamo a raccontarvi qualcosa. Partiamo dalla Peugeot 3008. E se volete la più cara nel nostro gruppo, un gruppo che aveva 6 vetture decisamente eterogenee, una diversa dall'altra. Questa è la vettura che costa di più, 35.000 euro, ma è una vettura che ha molto sotto il cofano. Qui siamo veramente al top in fatto di tecnologia. Questa invece era la più economica, la Fiat Panda, con qualcosa in più anche in questo caso, l'alimentazione a metano che ha permesso di mantenere i consumi estremamente limitati, costi di gestione contenuti, direi una vettura indispensabile in città, ma una vettura che può offrire qualcosa di più anche nel traffico extraurbano. E passiamo invece alla C3. Non è una novità assoluta la C3, ma questa è la versione dell'ultimo restyling e tra le tante novità un motore molto parco nei consumi, un 3 cilindri con 82 cavalli, sufficientemente vivaci, può muoversi senza grossi problemi anche nel uso extraurbano, dandoci tante soddisfazioni con il massimo confort. Toyota è stata la prima a credere nell'ibrido e questo è l'ultimo esempio di una lunga scala, di una lunga evoluzione tecnica. Motore benzina 1.8, anche in questo caso supporto di un motore elettrico, un prezzo abbastanza importante, però anche in questo caso costi di gestione molto contenuti, tanto confort in 4,30 m, abitabilità per 5 persone e tanti bagagli. Clio. Renault ha riproposto il nome Clio, una vettura completamente nuova, come abbiamo detto anche all'inizio di questo servizio. Questo motore diesel con 90 cavalli è sufficientemente vivace ed è un diesel che emette meno di 100 grammi di CO2. E andiamo a concludere questa rassegna finale con l'Honda Civic, cresciuta in dimensione, cresciuta in sicurezza e cresciuta in comfort. Anche in questo caso un'auto decisamente polivalente. Ma come sempre, Andrea, potremo leggere le caratteristiche di queste 6 vetture dello speciale Green Town anche sul mensile Automobilismo e su www.ilgiornale.it, ovvero la pagina web del quotidiano Il Giornale, perché ci sarà un intero reportage dedicato a Green Town. Ringrazio, prima di salutarvi, gli sponsor che ci hanno accompagnato durante la giornata, ovvero Alcar, Bosch, Hankook e Diavolina, e vi do appuntamento a settembre con le nuove puntate inedite di Safe Drive e per tutta l'estate, mi raccomando, seguiteci con il meglio di Safe Drive. Io aggiungo i ringraziamenti indubbiamente al Comune di Mantova, a tutta la redazione di Safe Drive, a partire da Diego, Matteo, Jennifer e Andrea, e poi i nostri cameraman Giuseppe e Francesca, e anch'io mi associo ai saluti. Ci rivediamo tra qualche settimana con un nuovo speciale e con il meglio di Safe Drive. Ciao! Ciao! Arrivederci da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Alcar, your wheel partner.